E adesso andiamo sulla pedana ancora del corpo libero per salutare l'ingresso di Naomi Visser, una delle ginnaste più esperte. Rondata, flick tempo, salto teso con tre evitamenti e di rimbalzo un salto avanti. Una combinazione molto bella e anche molto delicata, anche traumatica per la parte inferiore, per le caviglie. Rondata, due avvitamenti e mezzo e di rimbalzo un salto avanti raccolto, bene eseguito. Lei punta più sugli avvitamenti perché comunque per struttura fisica non è così esplosiva e dinamica come possono essere altre atlete che presentano difficoltà come un doppio teso, come uno zucchero avvitato. Anche la struttura fisica comunque esile non può avere la stessa potenza e reattività, no, di una Simone Biles, ad esempio. Esatto, il doppio salto raccolto, comunque buono il suo esercizio. Bene, questa ginnasta nata a Papendrecht, 22 anni, che ha conquistato già la medaglia di bronzo agli europei con la squadra di Glasgow nel 2018 e ad Antalya proprio quest'anno nel 2023. Ginnasta molto interessante, abile anche e soprattutto alle parallele asimmetriche e alla trave. E forse gli esercizi, gli attrezzi dove si esprime meno bene, Igor, sono appunto volteggio, che richiede una certa dose di esplosività, di reattività, e il corpo libero.